Siamo in auto, stiamo percorrendo una via laterale alla raffineria presso il CAF, la cooperativa degli automezzi di Falconara. Vedete qui parcheggiano decine e decine di autocisterne, non si sa se piene di liquido infiammabile, altamente infiammabile. Ecco qui vedete proprio. Stanno depositate qui queste autobotti con le targhe di pericolosità ognuno, eh? Certo. Allora, dottor Amici, lei per quello che ritiene, avendo studiato un po' il tema, ritiene un argomento che sia da affrontare con la dirigenza dell'API questo deposito così vicino alla centrale e alla raffineria? Io credo che siano stati messi in atto tutte le procedure, tutte le regole, tutti gli accorgimenti preventivi per ridurre al massimo i rischi o per eliminarli del tutto. Questo io non ho elementi per poterlo sospettare, credo che sia così. Però a prima vista sapere che ci possono essere 240 camion, quello che risulta dal sito, tutti quanti con la targa di alta pericolosità, ecco, mi viene questo dubbio che se non fosse garantita l'ingresso, la permanenza in questo piazzale di camion assolutamente vuoti di materiali che trasportano, ma mi hanno detto anche bonificati, perché sembrerebbe che il camion, per essere indenne da rischi, e quando è vuoto debba essere anche bonificato, cioè un lavaggio interno, una procedura. Ecco, su questo io non ho avuto certezze che ci sia una regola, che pertanto ho parlato con i dirigenti dell'API, l'abbiamo scritto alla prefettura quando abbiamo segnalato, quindi per dire, ecco, a nostro avviso ecco, andrebbe verificato se questi camion sono veramente vuoti, se sono stati bonificati, se non c'è nessun rischio per la collettività, per gli abitanti qua vicino, ma soprattutto se ci possono essere rischi anche per la raffineria, perché nella malaugurata ipotesi che qualche camion inavvertitamente, con imperizia, oppure perché non c'è un controllo, fosse pieno di materiale esplosivo, è chiaro che la vicinanza alla raffineria, a nostro avviso, potrebbe essere tale per cui potrebbe un incendio qui, un'esplosione, arrivare addirittura a contagiare la raffineria. Io non sono un tecnico, neanche voglio dire che questo è scontato, però qualche riflessione l'abbiamo fatta, l'abbiamo condivisa con la prefettura, con il comune di Falconara. Quindi non è che abbiamo... E gli abitanti di questa zona hanno condiviso le sue preoccupazioni? Gli abitanti di questa zona con i quali ci siamo incontrati sono preoccupati perché questa fascia, questa area di fronte alla raffineria è catalogata da un documento, da una mappa che è allegata al piano della protezione civile del comune di Falconara, pubblicata sul sito, la mappa dei rischi. Questa mappa dei rischi la cataloga questa zona dove ci sono delle civili abitazioni, c'è una trattoria, c'è un bar, una zona a rischio letalità nel caso in cui ci sia un incidente rilevante API. Quindi certo che i cittadini che vivono in quelle case sono preoccupati perché sanno di vivere in una zona dove c'è una certa pericolosità. E poi si aggiunge anche la presenza di questo deposito di camion che, ripeto, se sono tutti vuoti, se sono tutti bonificati, come ci auguriamo che sia, come diamo per scontato che sia, il pericolo è quasi a zero, è zero per dire. Ma se questo non fosse, è chiaro che chiaramente qualche piccolo pericolo ci potrebbe essere. Tutto qui. Grazie, dottor Amici. Grazie, buona serata.